tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo svuota la spesa Eurospin. È l'ultima spesa prima dello stipendio. Ho ancora della roba di quella grossa spesa che abbiamo fatto, però mancavano delle cosine per la colazione e proprio anche per creare, diciamo, altri piatti. E quindi sono andata a farla. Adesso ve la faccio vedere subito. Allora, volevo fare questa nuova modalità che ho visto che lo fanno tantissime ragazze che seguo. E allora, se adesso non puoi mangiare lo yogurt. E allora volevo sapere se vi piace fatto così. E allora, per primo peso, come vedete, 20 yogurt. Abbiamo preso yogurt magro 0,1%, bianco, stracciatella, vaniglia e caffè. Le ha scelte Giorgia. Poi, a parte il fatto che le sono cadute e me le hanno rotte, una e due, quindi oggi sicuramente andrò a fare le uova sode. Ma che le uova sode? Un dolcino? Tanto così lo preparo per... Ah, guarda, qui se ne è rotta un'altra. Qui un'altra. Un'altra. Vabbè, oggi faremo un dolce. E abbiamo preso 8 confezioni di uova. Queste qui, all'allevamento a terra. Io ne ho visto solo uno. Uno, ce ne sono almeno 5 rotte. Ti do una mano. Poi questo sgorgante per liquido per lavandino, perché ho il lavandino della cucina che fa un po' le bizze. E poi il caffè, questo qui abbiamo preso quello classico, e 2 confezioni. Buone. Poi le fette biscottate, queste qui integrali, ci piacciono molto. E poi le confezioni da 4 fette biscottate sono molto utili, perché così almeno non diventano molli. E poi 4 bottiglie di passata di pomodoro. Poi 2 rotoloni così di tovagliette che sono in offerta. I croissant, questi qui con crema pasticcera dentro, ce ne sono 10. E se sono senza olio di palma. Poi lo Scottex, quello di questo qui, quello che prendiamo sempre, verde, 2 veli, e questo qui decorato. Poi la Nutella a 2 colori, che ho scoperto appunto che è senza glutine, quindi boh, i bambini sono felicissimi. E la Nutella, quella invece è tutta marrone, sì. Poi abbiamo preso la marmellata, questa abbiamo preso, questa di pesche, e poi altri 2 barattoli che appena arriviamo ve li faccio vedere. Un paccone di riso arborio da 2 kg, perché poi una confezione di gorgonzola DOP dolce, perché abbiamo intenzione di fare la pizza. Ecco qui le altre 2 marmellate alla fragola. Poi ho preso 4 confezioni, no, 6 confezioni di pappa per i cani, ne ho prese 3 così poi le tacchino, e 3 invece quella rossa al manzo. Il tonno al naturale ne abbiamo prese 4 confezioni. Poi i biscotti, questi qui con panna, i frollini con panna, che sono come le macine. 2 confezioni di olive nere, queste qui denocciolate. Poi 2 cassette di acqua, queste qui piccoline da portare a scuola, perché per Giorgio ancora non ho la borraccia. Ho preso, visto che era in offerta, di nuovo il bottiglione di olio d'oliva, che sta in offerta a 14,99. Poi lo travasiamo nella bottiglia da 1 litro, e per noi, visto che ne facciamo andare tante, è perfetto.
Poi le crocchette per i cani, ho preso queste per oggi, vitello, riso e cereali. Vediamo se mischiati con la pappa magari le mangia un po' più volentieri. Poi come carne ho preso solamente questi hamburger di suino, ne ho prese 6 confezioni da 2, così 1,19 euro mi sembra. Poi come affettato, anche da mettere eventualmente sopra la pizza se qualcuno lo vuole, ho preso la rosta di tacchino affettato che è senza glutine. Quattro confezioni di burger di soia, ricetta vegetariana per me. Aspetta, uno è diverso, c'è dentro gli spinaci. Ma cosa dici? Sono tutti uguali. Ah, sì, giusto, sono tutti uguali. Poi, due pacchettini di questi qui, di Würstel, con pollo tacchino senza pelle e senza glutine da mettere sulla pizza. Il parmigiano reggiano DOP, ne abbiamo prese 4 confezioni, andate a prenderle Sabrina in extremis perché ce le eravamo dimenticate, perché volevo fare il risotto con lo zafferano ma abbiamo dimenticato lo zafferano, quindi dovrò andarlo a prendere insieme anche alla mozzarella per pizza, quindi sicuramente finché non esco a prendere queste due cose non li possiamo fare. Poi abbiamo preso 2 sacchetti da 2 kg di pomodori, tre confezioni di pesto, questo qui al basilico, cioè perché il pesto com'è, se no vabbè, al basilico normale, non quello senza aglio. Le ciambelline, queste qui, con aroma naturale di vaniglia da bacche. Le trecce con granella di zucchero. Frollini con lo zucchero di canna, 2 confezioni di zucchero bianco. Poi per Manuel e Giorgia, siccome mi è venuto in mente che non li hanno solo a righe, gli ho preso i fogli protocollo a quadretti. E poi invece per Giada ho preso 2 confezioni di quaderni a righe per la prima elementare, perché ce li ha chiesti a scuola e quindi, visto che li ho trovati lì, 5 quaderni, 1,99 euro, mi trovavo lì, gliel'ho presi, sono belli perché hanno gli animali veri oppure disegnati, quindi molto molto, pure fantasie, così tutti colorati, molto carini, ma tanto poi con le copertine sopra non si vedranno. 3 pacchi di sale per la lavastoviglie, perché sennò tra un po' la lavastoviglie mi uccide perché l'ha finito. Sei confezioni di pan bauletto integrale. Il set di panni microfibra. Mi ci sto trovando benissimo, veramente veramente bene, non credevo, e sono adatti veramente per tutte le superfici. Io ne ho uno in bagno, uno in cucina per adesso, e poi quando, diciamo, dopo boh, tipo una volta a settimana, però ne ho presi altri. E li metto a lavare, li lavo in lavatrice e li ricambio, così disinfetto e siamo a posto. E poi ho preso 4 confezioni di pappe per i gatti, una per ogni gusto, perché tanto ne abbiamo ancora. Non abbiamo preso niente altro? Sì. E ci sono le uova in quella borsa là. Ma no, le ho già messe là, le abbiamo messo già tutto? Sì.
Solo questa lama abbiamo preso? Sì. Ah. Vabbè. Sembrava così tanto. E quindi? Questo è tutto quello che abbiamo preso. Fatemi sapere, appunto, se anche voi utilizzate qualcuna di queste cose, oppure se magari non vi piacciono, come vi trovate anche con i quaderni dell'Eurospin, che oltretutto sono marchiati pigna. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Volevo anche farvi vedere che mi è arrivata, quando noi siamo arrivati a casa, questa agendina qui per pianificare i pasti. Io l'ho vista sul canale YouTube di Debbie G e è veramente molto bella. Adesso ve la faccio vedere dentro. Io l'ho scelta con questa fantasia, ma c'è anche in altri due modelli, diciamo, che sono altre due fantasie. Mi sembra uno solo con le mele, bianco e nero e giallo, e l'altro con le mele e con le pere. A me piaceva questo qua tutto colorato con i fichi. E qui all'inizio c'è una pagina dove si può scrivere tipo, non so, famiglia De Micheli, se noi scriveremo, e poi come vedete tutta quanta da colorare e mi divertirò un sacco. E poi invece dentro è fatta per tutto il tempo così, da questa parte con i giorni della settimana fino da lunedì a domenica, quindi pianificazione, pasti, e in fondo settimana dalle si mette per quale settimana è questo menù. E invece qui, invece qua a destra, come vedete, c'è la parte dove inserire la lista della spesa. È anche uno spazio abbastanza grande, volendo, se uno non deve comprare tantissime cose. E poi ci sono, è molto bello perché ci sono i quadratini per segnare quello che si è preso, quando lo si è preso. È tutta quanta così, vi faccio vedere. Tutta. In fondo ci sono anche tre pagine, cioè due praticamente. Così, completamente bianche. Due pagine completamente bianche, non so per scrivere, cioè il dietro di questo e questa qua, che poi è una pagina intermedia, e poi c'è la finale del libretto. E niente, io l'ho preso, è veramente molto carino, inizierò ad usarlo presto perché appunto vorrei ricominciare di nuovo a fare il menù settimanale e una spesa un po' più mirata, a parte quando... o anche quando magari faccio queste challenge un po' particolari, che compro magari solo le offerte o altre che arriveranno, per poi tirare giù un menù settimanale in modo da non sprecare la roba e non doverla buttare via. E niente, io vi lascio poi comunque il link di sotto in descrizione se vi interessa, se volete andarla a prendere anche voi. E costa veramente poco, 3,99 euro, e niente, vi farò poi vedere sicuramente quando inizierò ad utilizzarla. 1, 2, 3, come on!